Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Da tutti i paesi del mondo vengono a Roma, si danno l'appuntamento a Ponte Milvio. Buon martedì a tutti i radioascoltatori di RDA Radio 1, un grande saluto al popolo giallorosso che ancora una volta deluso, demoralizzato dall'ennesima prestazione negativa della Roma, addirittura in casa contro la Salernitana che ha giocato all'Olimpico con il coltello tra i denti come se dovesse salvarsi. Questo è un aspetto sicuramente non meno importante, anche se la Roma va detto ormai con la testa e tutta puntata verso la finale di Budapest. Non c'è dubbio però che qualcosa in più dai giocatori si potrebbe chiedere, perché siamo costretti ad analizzare sempre la solita partita con una Roma che all'ultimo passaggio è veramente carente, e carente per quanto riguarda la puntualità nel centrare la porta. Una Roma che da sempre non sa costruire il gioco, mancano costruttori di gioco, siamo alle solite, ed è veramente un peccato che non si riesce a conquistare un posto definitivo in campionato per assicurarsi questa partecipazione alla Champions League, perché poi è chiaro che la partita di Budapest è un terno all'otto, perché va pure messo in preventivo che la Roma a Budapest potrebbe fallire. L'augurio certamente è quello di no, però in caso contrario sarebbe una stagione veramente deludente, perché non è possibile perdere punti con le squadre mediocri, con le squadre che stanno dall'altra parte della classifica. Più volte abbiamo fatto l'elenco di queste squadre cosiddette minori con le quali la Roma ha perso punti fondamentali per la classifica. Sicuramente fa rabbia, perché per pochi punti di classifica la Roma è lì a un passo, deve rincorrere questo treno che ormai a due partite dalla fine è veramente impossibile. E così a tutti quei soloni che parlano di modulo di 3-4-2, 3-5-2 che danno i numeri, adesso nelle ultime partite sicuramente un po' di meno, si parla meno di moduli, di carenza di alcuni giocatori, si parla di tutt'altro meno che di modulo, e finalmente, perché non è questione di modulo 3-4-2, questi numeri che danno questi sapienti del calcio. Le cause di questi difetti della Roma vanno cercati nella mentalità prima di tutto, nelle capacità tecniche dei giocatori e nella preparazione tecnica, perché anche gli infortuni hanno pesato tantissimo e non poco al cospetto della classifica attuale. E per chiudere questa laconica puntata di oggi non possiamo fare altro che aggrapparci alla sorte, che aggrapparci alla cabala, che aggrapparci alla magia della Roma, con la quale io sono solito chiudere il programma, perché la Roma in fondo è sempre magica, anche se ci fa soffrire. Buona giornata a tutti. La vita è una ruota che gira. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web.